il nostro coraggio del cuore. E ci sono delle novità che riguardano questa associazione diretta da Roberto Siddi, che però ci regala subito un canto e poi le racconteremo. Non spegnere le parole, questo è un monito che tra bambini funziona sempre, perché comunicare è vivere e crescere insieme è ovviamente cantare. Elena e Martina sono le voci soliste e tutto il resto è il piccolo coro Sant'Efisio di Capoterra. Le parole hanno luce, non bisogna mai spegnerle, soprattutto quando arrivano da un canto così bello. E ci sono dei progetti che accompagnano questo sodalizio, ovviamente ben diretto, ben coordinato. Abbiamo ascoltato le voci di Elena e Martina, però a metà novembre lo Zecchino d'Oro avrà altre due voci di questa formazione protagonista, anzi vi invito subito qua vicino, Alice Bonfant e Simone Deiana. Venite di corsa, un bel applauso forte, perché voglio questi volti inquadrati. Li applaudiremo ovviamente all'Antoniano di Bologna, seguiremo il loro percorso e poi li riospiteremo per sapere com'è andata. Vedete inquadrato Roberto Siddi, che è un infaticabile, veramente piccolo fratello maggiore, quindi un applauso forte 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 per lui. Sigla e a tra poco con Azzara.